Oggi è una live molto molto interessante. C'è un esperimento, un gioco in atto. Vedete il messaggio fissato sulla chat? Quel messaggio ha un link. Voglio che chiunque voglia clicchi quel link, che gli si aprirà un form nel quale potrà scrivermi una mod che vuole che io provo. Oggi sarete voi, diciamo, a decidere le mod che io proverò in diretta, ok? E vediamo la prima mod che dovrò provare. La mod numero 11. Chi ha scritto la mod 11? Proprio lo Zombo, che vuole far provare Eclipsed Beta. Va bene. Allora, la mod è già installata. Vediamo un po'. Com'è che si chiamava? Eclipsed Beta. Eccola qua. Aha! Unbiden, Nadab, Ab e Unbiden. E, ok. Vediamo Unbiden. Glowing Hourglass inizia lui. Ok. Pizza preferita? Provola e salsiccia. Ok, lui ha un cuore solo. Aspetta che leggo un attimo la descrizione. Praticamente, se riesco a far sopravvivere i Wisp fino al prossimo piano, poi mi si trasformano in veri e propri oggetti, se non ho capito male. E voglio arrivare fino al prossimo piano a questo punto. Abbiamo fin da subito, come vedete, la Glowing Hourglass. Tra l'altro abbiamo anche più danno per iniziare. Vediamo se riusciamo ad andare al prossimo piano, vediamo solo come funziona, proprio per pura curiosità. Aia. Ho raccolto l'oggetto e sembra che comunque mi dia il suo effetto, un po' come quando ho i Wisp con Tainted... positiva. Allora, ho come oggetto attivo che mi si è trasformato in Wisp il bin. E ora, se andiamo al piano successivo, cosa succede? Vediamo un po'. Ah, solo un oggetto me lo dà nell'inventario. Molto interessante, quindi... devi anche giostrarti a seconda dell'ultimo oggetto che prendi. Sarà quello che ti capita nell'inventario. È difficile come personaggio. Per esempio qua posso prendermeli entrambi, però solamente uno credo che vada nell'inventario appena faccio fuori questo boss e scendo nel prossimo. Ah, questo è decisamente un trinket nuovo. Christmas Letter. Che bello, bella idea come trinket. Puoi lasciarlo nella stanza del patto col diavolo per avere un mystery gift la prossima volta che entri in un patto col diavolo. Aspetti di vedere il tainted, sono impossibili. Mi hai messo molta curiosità a questo punto, Owl. Veramente, veramente tanta. Ok. Boh, prendiamoci... ah, per esempio invece, ok, essendo un Wisp, lo starter deck, o il deck of cards, come cacchio si chiama, quello che ti dà 5 carte, non me le ha date subito. If you don't have required health, you will receive a broken heart and a half soul heart. Ma sì, va bene, boia, tanta roba. Oddio, non sapevo! No, che bello, tutti gli oggettivi che prendo possono... cioè, finché rimangono Wisp, mi restano nell'inventario e posso switchare tra di loro. Questa è carina come cosa. Ora vediamo... ah no, ok, ok, ora mi è chiaro. Allora è figo. Tutti gli oggetti passivi raccolti nel piano precedente mi sono arrivati nell'inventario. E gli oggetti attivi invece mi restano come Wisp. E finché ce li ho posso switcharli premendo control. Allora è tanto tanto figo come personaggio. Vi giuro che farei anche una run intera con lui. È molto bilanciato. Alert man. Unbidden. Sono molto curioso di vedere ora il tainted suo. Cursed punto di domanda threshold. Wow, wow, what the fuck? Sto attaccando, sto usando le lacrime. Vediamo cosa succede se uso il threshold. Ah, con quello posso assorbirmi gli oggetti. No, vabbè, ma che figata, raga. È un danno ad area. Come non puoi morire? Che vuol dire non puoi morire? Media percentuale, quella percentuale che quando prendi danno ti blocca il danno. Ah, no, vabbè. E ogni stanza che faccio, oppure anzi ogni nemico che uccido, mi aumenta la percentuale? No, forse ogni stanza che faccio. Ma geniale, bellissima come idea, ragazzi. Voglio vedere cosa succede quando ricevo un danno, però, effettivamente. Sì, Dumpy, fammi prendere un danno. What? Non è che io l'ho capito quando ho ricevuto un danno cosa è successo. Perché meno 3%... no, sinceramente non lo so, non ho capito, eh. Ora, vediamo se succede come succede anche con la versione normale, ovvero quando passo di piano mi si assorbe l'oggetto oppure no. No, ok, devo per forza usare il threshold. È bellissimo come personaggio, un'ideona. Non ci sono effettivamente personaggi di Isaac normale che fanno danno ad aria, di base. Ah, col threshold posso assorbire uno dei due oggetti. Ok, interessante. Assorbo questo. Ci sono molte sinergie. Proviamo qualche sinergia. Immagino che tipo, non so, qualcosa come Brimstone. Wow! Che gran figata! Provo Soymilk, effettivamente quello sì. Vabbè, ha senso. Pa, 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 pa. Vabbè, Soymilk è terribile, ovviamente, anche con questo personaggio. Forse 2020? Ah, fa papam invece che pam. Chiaro, no? Goded, vediamo cosa fa. A trinità demoniaca. Wow! No, che figata allucinante. No, vabbè, ma è rotto Goded, ragazzi. Proviamo Tech-X.
Wow. Questo personaggio è una gran figata veramente, ragazzi. Di Mike Super, Horse Girl of the Apocalypse. Ho paura. Perché non si è mai horny abbastanza. Allora, qualcun altro ha aggiunto qualcosa? Salvo ha aggiunto la 21esima, quindi mettiamo da 2 a 21. Vediamo cosa viene fuori ora. 7, il numero massimo per qualsiasi cosa. Ah, la mod di Undertale, ok. Abbiamo Frisk, abbiamo Asgore, abbiamo Sans. Mettaton, che carino. Storia della mucchina che io abbiamo ucciso. Pyrus, Mad Dummy, che carino lui. Undyne, anche lei l'abbiamo ucciso. Madonna, quanta gente che c'è. Mercy Button. Geniale. È geniale come idea. Per uscire fuori dalla stanza senza uccidere nemici. Molto carina, però, come idea. Bello il menu di pausa. Creepy face. Ok, ci sono decisamente anche gli oggetti personalizzati. Il mom's pad però più figo. Geniale, ragazzi. Voglio vedere anche i boss come sono. Se c'è qualche boss personalizzato. Wow, senti che belle musichette. Queste sono pillole. Ma che belli. Ci sono anche gli effetti sonori di Undertale. What? Le X sono i pulsanti. No. Boss music. Veramente, Lara? Mega Satan è veramente Mega Flowey? Cioè, avrebbe senso. È letteralmente molto simile come aspetto e come modo di combattere, diciamo. LOL Tutu è il PJs. Ha sensissimo. Piacerebbe che ci sia anche qualche mostro con la texture cambiata, purtroppo. Non sembra esserci per ora. Voglio vedere cosa succede se arriva il patto col diavolo. Va bene, andiamo. Andiamo a controllare allora qualcosa. E effettivamente il patto col diavolo è... Ma anche le fogne sono di piani seri? Field of Hopes and Dreams. Anche le fogne sono piani seri. Troppo bello. Andiamo comunque alla chest. Omega Flowey, vieni. È geniale. I mini boss sono normali, peccato. Se usassi Mercy, purtroppo non funziona. Sarebbe stata una bella interazione, potenzialmente. Vediamo Mega Flowey da devastato, invece. Ti prego, dimmi che non è Mega Satana normale. No, è la versione corrottissima. E muori un po'. Stupidone. Dai che c'è un coltello con 40 i danni. Quanto riesce a resistere? Oh, là. Voglio solo vedere, tipo, nel Hotland, ovviamente. L'utero sono le Hotland. Eccolo qua, Metaton. Pa-pa-ra-pa-pa-ra-pa-pa-ra. Lo Sans, era Blue Baby Sans. Cosa fa il Dapper Block? Oddio, che bello che questa versione di The Lost. Vediamo. Ah, blocca tutti quanti. Ma che figata. Wow. Proviamo noi Sans, che è Kane. Wow. Yo, what? Parte praticamente con Soy Milk e Little Brimstone. Che figata. Metaton parte con la Fame. Geniale. Oh, sta mod è bellissima. Vi giuro, è fatta bene. Proprio fatta bene. Pronti? 15. More Champions di James B456. Ok, interessante. Va bene. Andiamo a vedere se troviamo qualche altro champion. Questo è uno dei... Ok, eccoli qua. Che bastardo. Ah, ok, geniale. Allora, quello azzurro proteggeva gli altri champion, ma prendeva i danni lui al posto loro. Ok, questo è molto figo. Il purple, quando muore, esplode in lacrime a ricerca. Interessante. Il rosa trasforma tutti i champion vicini in champion rossi. Stage 1, GK5. Voglio vedere qualche versione nuova dei boss champion, ragazzi. Widow, Pavi Plume non può essere champion. Questo pin champion l'abbiamo già visto. Ah, forse sono veramente un po' rari, eh. Rag Mega è normale. Fistula. Niente, raga, non riesco a far spawnare i boss. Fatemi provare solo a fare un'ultima cosa. Bone, mostro, repeat, 20. Ah, no! Vabbè, se non altro abbiamo visto i nemici champion alternativi. La 2! Ah, è la prima, Gabriele. Bull Cheaper. Spawn 403. Carino. 23 con Aura. Tainted Treasure Room.
Prendi Death Certificate e cerca item strani. Va bene, ok. Allora, mi dici di prendere il Death... Teddy, come si chiama il Death Certificate? No, aspetta, ma non c'è la vostra moda attiva. Scherzavo, Teddy. Ti voglio bene. Dobbiamo cercare oggetti strani. Direi che qua sono oggetti strani, sì. Brood Mind. È il contrario di Hive Mind, praticamente. Figata. The Reaper after firing for 3 seconds and releasing... vabbè, ci sono troppi. Polychoria. Tears are fired in large clusters we split when hitting an object. Vediamo. Questo... è il contrario di Polyphemus. Wow. Ma sono ancora su schermo, non si sente il gioco, ragazzi. Scusate, non si sentiva il gioco, sono un idiota. Cerchiamo le Tainted Item Rooms. E a quanto pare, tipo, ti danno effetti opposti a quelli degli oggetti normali, una roba del genere. Vediamo cosa ci può dare. E ora mi dà Raw Soiled. Each time you fire a tier, you fire 7 additional soy milk tiers in a circle round. In a circle around you. What? Yo! Molto interessante come concetto. Veramente, veramente figo. Scambia l'oggetto normale che hai e te lo rende tainted. Sinergizza almeno. G Brimstone. Sì, dai. Diciamo che sinergizza, anche se non è la cosa più rotta del mondo. Prendiamone un po' a caso. Ok. Questo, ragazzi, è il contrario di Rock Bottom. Se prendi questo oggetto, ti dà un per 2 di danno, però impedisce che il danno aumenti per tutto il resto della partita. Strano, ma figo. Prendiamoli a caso e vediamo cosa succede. Sono proprio curioso. You've run out of options. What? Perché sparo delle bottiglie? No! Geniale, geniale. Posso attraversare da... da una parte all'altra della stanza. Mi sa che è questo Tech X. Cos'era? Tech Organelle. Invece che essere una cosa tecnologica, è una cosa organica. Tech Organelle. Troppo belli. Veramente, veramente bella come idea. 6. Gianluca Buccheri. Cat Coil e Maxwell V2. Sono due mosse che vuoi usare insieme. Allora, io sinceramente ho paura di questa cosa delle monete. Ah, Cristo, Madonna. Beh, lo sticky... fa qualcosa, lo sticky? Oh, Madonna. Oh, Cristo. Ah! Porca puttana, che cosa bella. Maxwell. Ahem. 14. Nyx. Oh no, Ultra Green. Ma dai, ma... ok, siccome è una mod molto semplice, la proviamo con qualcun'altra. Vediamo, vediamo se esce qualcun altro. 17. The Forgotten Knight. E vediamo sta cacchio di Ultra Gridia con The Forgotten riworkato. Guarda che figo che è. Oh, che figo The Forgotten così. Vediamo l'anima. Oh, che figo. Bellissima, veramente, cacchio. Guardate che figo contro i Saigon che sono, ragazzi. Sono tutto bianco, angelico tipo. Con il Razor Blade mi tolgo la maschera praticamente. E divento tutto cervellotico. Guarda che figata. Wow. Vediamo Brimstone. No. Bellissimo, cacchio. Non voglio abbassarmi a rendere Isaac un simil porno. Oh sì, calpestami tutta. Oh sì, ti prego, Ultra Gridia, calpestami. Sinceramente, Smash. Che si è messa in posa Jojo? Voglio vedere la sua versione dorata. Fermi un attimo. Cosa cringe, vi giuro. Cattivissima, cacchio. Beh, siamo tutti d'accordo che Gabibo Grid è meglio, però. Vero? È stato brutto finché è durato. 18. Mock. Nice mom stump. Questo video è andato di male in peggio. Next. 26. Una appena aggiunta da Pietro. Belson mod. Sì. È Belson. Sono curioso di provare Belson. Beh, proviamo a fare una partita con lui, ragazzi. Mamma fetish. Come il demone blu. Guido. Dio and the world.
Yo. Perché parte con l'oggetto scarico? Sono molto curioso di vedere cosa succede con l'oggetto attivo carico. Andiamo contro il boss. Dio Brando che levita! E ovviamente si ferma il tempo. E prende anche più danno, mi sa, i nemici. Guardate qua. Troppo bello. Questo è molto figo. C'è anche il Tainted. Oh, yes. Oh, yes. Che lanci i coltelli. Wait, what? No. Bellissimo. Fermi un attimo che questo può essere molto interessante. Ok. È tipo un aiutante che tira i pugni ai nemici che fa... Sembra anche un sacco di danno, guardate qua! Wow. È caduto un trattore su un nemico. Voglio provarlo contro il boss, lo shift carico. No, che gli lancio tutti... No, che figata, ragazzi! Questo è veramente troppo figo, vi giuro. È fatto da Dio, è fatto. Stong! Madonna, che forte che è. Che belli che sono, mamma mia. 12 di Jacopo. Dark Sheep. E poi abbiamo invece dalle stalle, anzi dalle stelle, a Female Dark Esau. Smash. No, Boxor! Non si fa. Meglio Green Donna? Se dobbiamo dare un giudizio a livello di meglio o peggio, forse è meglio Green Donna. Sono quasi d'accordo. Sinceramente, Smash.